Vediamo il Ministero dell'Università e della Ricerca in ambito della legislazione universitaria. Purtroppo un po' di raffreddore, un po' di tosse, quindi un po' di difficoltà a parlare. Ad ogni modo, bisogna innanzitutto dire che il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, il cosiddetto MURST, venne istituito nel 1989 con una legge, la numero 168. Successivamente, che cosa è successo? Che si sono susseguite alcune leggi. Come per esempio la legge Bassanini, la numero 59 del 1997, poi che era ovviamente una legge delega che dettava una serie di principi a cui si doveva attenere il governo, a cui sono susseguiti poi i decreti legislativi, il decreto numero 300 del 99, che ha riformato la struttura e i compiti dei ministeri, e quindi alla luce di questa riforma venne istituito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, cioè il MIUR. Successivamente però si sono iniziate ad avere, diciamo, le scissioni di questo ministero, quindi si è iniziato a spacchettarlo in due, quindi a prevedere da un lato il Ministero della Pubblica Amministrazione, quindi l'MPI, e dall'altro il Ministero dell'Università e della Ricerca, il MUR, quindi con funzioni diverse. E poi si è arrivati nel 2007 invece ad accorpare di nuovo questi ministeri, e quindi il MIUR è rimasto così fino al dicembre del 2019. Che è successo poi? Che nel 2020, con una legge, la numero 12 del 2020, è stato istituito di nuovo il Ministero dell'Università, della Ricerca e il Ministero dell'Istruzione. Il Ministero dell'Istruzione poi nel 2022, con una legge, la 204, del governo Meloni, è stato denominato Ministero dell'Istruzione e del Merito, e quindi è stato soppresso il MIUR, per cui attualmente noi abbiamo il Ministero dell'Istruzione e del Merito, e poi abbiamo il MUR, il Ministero dell'Università e della Ricerca. Fatte tutte queste dovute distinzioni e precisazioni, bisogna dire poi che il MUR, quindi il Ministero dell'Università e della Ricerca, ha rapporti con l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario della Ricerca, cioè l'ANVUR, poi anche con l'INVALSI e con l'INDIRE. L'INVALSI, che è l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, e poi l'INDIRE, che è invece l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione, Ricerca Educativa. A partire poi dal 2023 il MUR si occupa anche di supportare le attività degli osservatori nazionali e regionali per la formazione sanitaria e specialistica.